Calcio Com 1, siamo con Sergio Gualeni e con lui analizziamo un po' la stagione fino a questo punto del biennio. Allora, campionato importante, ci si aspettava sicuramente qualcosa di bello. Quanto rammarico c'è da parte tua in un campionato finito con 2 punti dietro la Cazzaghese e la tua squadra ha fatto 6 punti contro la prima in classifica? Ma rammarico assolutamente no, noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, i ragazzi hanno fatto un grande campionato, la classifica lo dimostra, poi nel calcio si sa, uno vince, gli altri arrivano dietro, noi siamo arrivati appena appena dietro la Cazzaghese che fondamentalmente ha anche meritato la vittoria del campionato visto che è stata in testa al campionato dall'inizio alla fine. Il discorso che si è vinto i 2 scontri diretti significa che loro hanno vinto delle altre partite che noi non abbiamo vinto e quindi questo sai che poi alla fine conta molto poco, conta sono i punti nel calcio, le vittorie e la classifica dice questo, quindi noi comunque siamo molto orgogliosi perché abbiamo innanzitutto fatto 63 punti, un campionato a 16 squadre è sempre un bel continuo, quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo. Naturalmente sappiamo che a oggi non abbiamo vinto niente. Adesso ci sono le partite che contano, che hanno un peso specifico molto grande. Speriamo di essere pronti per questo appuntamento. Nelle partite del biennio ho detto a volte che forse questa squadra non era ancora pronta quando ha steccato nelle occasioni in cui si doveva fare bene. Non magari sempre, perché tipo alcune partite, tipo quella del Bornato, giocata bene, però purtroppo lì c'è stata magari il componente, diciamo, tra virgolette, sfortuna. Più che altro magari la gara, quella con Roncadelle, è stata quella un po' che ha segnato questa stagione. Sì, io devo essere sincero, vabbè, la gara con Roncadelle penso che sia stata anche calcisticamente parlando una delle più brutte giocate dal biennio quest'anno. Più brutte in quanto siamo stati in vantaggio, sì, abbiamo cercato, ci siamo limitati solo a difendere e alla fine siamo stati castigati da una grande punizione a 3 o 4 minuti dal fine, questo ha messo la palla all'incrocio dei pali, ma ha meritato di pareggiare, detto obiettivamente. Il rammarico poi da questo punto di vista, sai, è sempre difficile da stabilire, cioè che questa squadra, noi siamo partiti per fare un buon campionato, sicuramente non sapevo, io personalmente conoscevo pochi giocatori di quelli che avevamo a disposizione, se diciamo, se vogliamo essere pignoli qualcosina manca, però abbiamo sopperito alle carenze tecniche sotto determinati punti di vista con una grande voglia, un grande impegno, questi ragazzi sono stati davvero molto molto bravi a seguire, a impegnarsi, a darsi da fare e anche a essere un po' massacrati da me perché quest'anno li ho un po' tenuti sotto, forse loro non erano neanche abituati a certi discorsi, a certe situazioni e quindi va onore al merito insomma a questi giocatori. Vieno già in finale, l'altra partita sarà tra Bornato e Park Hotel. Sì. Chi preferisci fra domenica? Guarda, queste sono sempre parole di circostanza, è sempre difficile dirlo. E naturalmente che anche vale anche per loro quello che vale anche per noi, hanno fatto anche loro un grande campionato, vinca il migliore e noi prenderemo chi ci capita, cioè adesso come adesso dire meglio una meglio l'altra penso che sia abbastanza superfluo. Partite ai playoff, sappiamo bene che le partite hanno la loro storia, sono un campionato a sé, bisogna dimenticare il campionato e innanzitutto in una partita di 120 minuti può succedere di tutto, l'episodio può determinare la svista, l'errore del singolo, speriamo che un po' di avere anche un po' di fortuna. Ultima domanda che ti voglio fare da avversario, ti ho incontrato con la tua Sevinia qui sul campo di Piancamuno e comunque tanti giocatori hanno sempre detto Gualeni un tecnico un po' con metodi antichi, invece quest'anno hai smentito un po' questa cosa perché comunque il biennio di quest'anno ha cambiato. Ma guarda, permettimi un termine un po' parlare, le stupidaggini ne dicono tante. Naturalmente io credo di essere uno di quegli allenatori che gioca in funzione dei giocatori che ha. Sono sempre stato accusato di giocare con i 2 marcatori al libero, ma per un semplice motivo, perché i miei 2 difensori erano bravi solo a marcare, dovevano avere un punto di riferimento. C'è stato un anno alla Sevinia che abbiamo provato a fare giocare a 4 dietro, le prime 6 partite le abbiamo perse 5, quindi cioè, e siccome non ritengo poi di essere poi così stupido, sono ritornato al vecchio modulo e tra l'altro è stato l'anno che poi siamo saliti di categoria perché siamo arrivati ai playoff e abbiamo vinto i playoff, quindi vedi che poi le cose, dipende tutto dai giocatori che hai a disposizione.